Sabine che ha partecipato alla manifestazione a Bologna. Le sardine secondo me hanno concretizzato il risultato, hanno arginato l'avanzare delle destre. Il merito è di chi è andato in piazza, ovviamente. E quindi di chi? Delle sardine, di chi li ha spinti. Basta immobilismo. Salvini si caratterizza perché sulle tematiche, su tutto, sul mondo che ci circonda, ha un pensiero evidente. Io a un partito di riferimento chiedo che si posizioni rispetto ai temi, che dica no ai decreti di sicurezza, e se al governo si deve fare le barricate per abolire i decreti di sicurezza, si fa le barricate. È quello che stanno facendo le sardine. No, è quello che dovrebbe fare il PD. Io spero che non lo diventi un partito, spero che continui a essere un movimento, perché perderebbe di senso. Secondo me, non so, formarsi come partito sarebbe sbagliato. C'è questa famigerata fase 3, allora, diciamo, come direbbero loro, siamo in alto mare. Secondo me i temi della fase 3 non devono arrivare dalle sardine, paradossalmente. Sardine hanno fatto la partecipazione, però questa partecipazione cerca uno scopo, una direzione. E ci vorrebbe però qualcuno di un po' più influente di noi tre, banalmente, che faccia una proposta alle sardine, cioè che dica, va bene. Qual è l'interlocutore naturale? È il centro-sinistra. Il centro-sinistra. Democratico? Il Partito Democratico è quello che prende il 30% nel centro-sinistra, quindi la vecchia sinistra che però fa le tessere e che è nelle stanze dei bottoni, come si suol dire. Sarà pure vecchia, ma decide ancora lei. La libertà non è stare sopra un albero. Le sardine, sì, le ho viste nascere, le ho viste crescere, le ho viste esplodere. La libertà non è uno spazio libero. Per capire qual è il futuro delle sardine, abbiamo parlato con uno degli uomini più vicini al gruppo dirigente, Roberto Morgantini. Beh, domani sera naturalmente dobbiamo organizzare una festa. In onore delle sardine dobbiamo fare la pasta alle sarde. Il volo di un moscone. Quello che devono fare è sicuramente elaborare, studiare, capire e proporre anche delle strade, dei percorsi, delle soluzioni. A chi? Anche ai partiti. Il Partito Democratico deve mantenere un rapporto di confronto e di apertura con le proprie proposte. Ius Solis sicuramente, ma non solo quello, sul welfare, su una politica che sicuramente riesca a dare qualcosa agli ultimi. Sono pronte entrambe le parti? Boh, non ancora, ma credo che matureranno sicuramente. Libertà è partecipazione. Allora, io ve lo dico, ho un tassello.